Radice quadrata di 2 fratto cos x più 4 cos x fratto sen quadro x più al numeratore seno di x più pi con mezzi, tutto fratto al denominatore sen quadro x minore di 0. Molto facile questo esercizio e parliamo ovviamente di un'equazione fratta perché ci sono seni e coseni al numeratore e seni e coseni anche al denominatore. Prima di risolverla come andrebbe sempre fatto, io a volte ho omesso la discussione, ma la discussione preventiva va sempre fatta. Sto parlando della condizione di esistenza o delle condizioni di esistenza. Quindi ci sono due denominatori, abbiamo un cos x e due volte un sen quadro x al denominatore, quindi direi di porre coseno di x diverso da 0, che significa, ve lo ricordo, x diverso da pi greco mezzi più k pi greco, così come sen quadro x diverso da 0 vuol dire sen x diverso da 0, che vuol dire x diverso da k pi greco, no? Quindi 0, dobbiamo escludere 0, pi greco, 2 pi greco e così via. Andiamo a riscrivere questa come radice di 2 fratto cos x più, ho queste due, sommerei le due frazioni perché abbiamo lo stesso denominatore, quindi metterei un unico sen quadro x al denominatore, scriverei 4 cos x più cos x, perché seno di x più pi con mezzi per una nota formula riguardante gli archi associati, in particolare gli archi che differiscono di un angolo retto, è pari al coseno di x minore di 0 e quindi in pratica la disequazione del testo, molto semplice, diventa, andando a fare un minimo comune multiplo, che è il prodotto fra cos x e sen quadro x, diventa al numeratore radice quadrata di 2 seno al quadrato di x più 4 cos x più cos x è un 5 cos x per cos x, 5 cos quadro x. Tutto fratto, come detto, cos x per sen quadro x, tutto quanto minore di 0. Questa è un'equazione fratta che vi ricordo si risolve ponendo numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0. Dunque il numeratore è, dobbiamo porre radice di 2, sen quadro x più 5 coseno di x maggiore di 0, cos quadro x maggiore di 0. Ma questa somma è sicuramente positiva perché il seno è al quadrato, radice di 2 è una costante, 5 è una costante, coseno al quadrato. La somma di due quantità che sono certamente positive è ovviamente positiva. Quindi risponderei per ogni x appartenente all'area. Quindi il numeratore è sempre positivo. Andiamo a porre il denominatore positivo, ma vi ricordo che il primo dei due fattori, sen quadro x è maggiore di 0, sempre tranne il valore o i valori che mi annullano il membro di sinistra. Quindi la risposta è per ogni x diverso da k pi greco. E in pratica allora il prodotto fra cos x e sen quadro x è positivo quando è positivo il coseno di x. Vi ricordo che il coseno di x è positivo nel primo, nel quarto quadrante, quindi da 0 a pi con mezzi, da 3 pi con mezzi a 2 pi greco. Quindi la risposta è 2k pi greco minore di x minore di pi con mezzi più 2k pi greco unione 3 pi con mezzi più 2k di pi greco minore di x minore di 2π greco più 2k di pi greco. Ovviamente questo messo a prodotto dei segni con questo sempre è ovviamente questa la soluzione. Quindi praticamente, visto che il numeratore è sempre positivo, il denominatore è sempre positivo, tranne il coseno di x che è positivo qui, in pratica andiamo a mettere nel grafico dei segni solamente questa soluzione qui, cioè andiamo a mettere 0. Ovviamente questa la potevamo mettere anche 0 pi con mezzi e 3 pi con mezzi, 2 pi greco, senza mettere 2k pi greco. 0 pi greco mezzi, pi greco, 3 pi con mezzi, 2 pi greco. A questo punto mettiamo. Allora, il numeratore è sempre positivo. Ripeto, il denominatore è sempre positivo, ma con questo qua, quindi x compreso fra 0 e pi con mezzi, unione x compreso fra 3 pi mezzi, 2 pi greco, tratteggiamo i restanti intervalli, tiriamo giù le linee per formare gli intervalli, tenendo presente che tiro giù anche il pi greco perché il pi greco è escluso dalla condizione di esistenza. Qui mettiamo un valore così, meno, più. A noi però interessa questo intervallo qui, perché ci interessa sapere quando sta frazione è negativa. Sta frazione è negativa tra pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi con l'esclusione di questo valore pi greco. Quindi direi che la soluzione di questa, direi, facilissima equazione,
ma la più complicata in realtà è molto facile. Quindi questa, che poi si riduce a questa, ha come soluzione x compreso fra pi greco mezzi più k più 2k pi greco e 3 pi greco mezzi più 2k pi greco intersecato con x diverso da pi greco più 2k di pi greco. Questa è sicuramente, vedendo il grafico segni, la soluzione della disequazione che abbiamo proposto.